Rapporto, il passe ludo, un classicone, non ci hanno nemmeno dato il tempo di sistemare tutto. Infatti nel frattempo intrattieni tu, io aggiusto tutto. Intrattengo io, allora. Venga lei. In passe quello usa Jogger, uno forte usa Jogger. Quello forte, sì sì. Tutti e due... Ludo gioca palu tipo la condannato e basta. No, ho capito, vabbè ci sta alla fine... Ho capito che tenere un PG dopo tanto tempo sblocchi cose che neanche ti rendi conto. Cioè, proprio ti vengono naturali cose che non avresti pensato di fare. Quindi sì, da un lato è buono tenersi solo un PG. Da un lato è frustrante, cioè è noioso. Comunque, commentando la partita. Non l'ha fatto per fare niente. Oh, non so come girare. Lascia attacco e l'ha mandata via. Qual è la tua tag? Gabri03. Stavo divertentissimo, lose. Giusto. Vabbè, fra. Ci può stare. Stavo vergognoso. Ci può stare, ci può stare. Porca. Ludo, palutena. Ah, era tutto. Già sono fatto. Era tutto pronto. E io ho scritto tutto da zero. È la prima Baru che vedo che non fa tipo Nair. Ok, ragazzi. Tipo qualche altro Nair. Tutto pronto, ritorniamo al set. Sto lì di Ludo in tutto questo. Perry, Punish con Beccaio. Nair! Sì, Ludo, già! Ha cambiato la sua vita! Nair, 61%! Merda, però Ludo sta... Ci provo a prendere la stock! Wart! Non aspettavo che killasse! Sì, ha fatto il dodge! In quella maniera, sì, perché forse si aspettava un'altra mossa! Che, non dimmi che viene solo di Pavarello! Ma dovete incastare? Che cazzo è? Mandatevi a fanculo! Ma che vuoi? Cazzare tu! Ma guarda, stai cantando come un porco! Nair! A però qua se passa un gioco a bene si può commettere la stop. Però c'è Ludo con Nair. Sì, Ludo oggi è un fire. Sì, lo vedo comunque che non sbaglia. Nessuno riesce a fermarlo. Vediamo adesso. Viene grabbato. Sì, in passe, occasione. 72%. Per poco. Provano entrambi la spetenti proprio. Che entrambi su per smash dei due wheel. Allora, ho provato a c'ha giallo per provare a ridare la scoop, però il passo è meglio. Con l'ha killato, con l'up smash. Ancora Ludo non sembra voler lasciare questa stock. Ottima recovery. Vediamo un attimino. Ok, il pass cerca di rallentare un pochettino il gioco, aspettare. Prendere un opening o addirittura aspettare Arsene che gli permetterebbe di prendere sia la stock che in qualche parecchia modo. Percentuale, quindi recuperare questa situazione. La stock di vantaggio proprio sì. Gioca ancora safe, non prova ad andare aggressivo, sai, no, non deve. Non deve. Vediamo online. Sbaglia down tilt. Si fa prendere la down tilt. Mettere un becchetto. La sua special oggi. Oh mio già... Dio! Incredibile oggi. Pazzesco! Già il secondo di questi down air che ci regala Ludo. L'amicizia. E parte 1-0 piuttosto solida come vittoria. Oggi abbiamo visto in pass switchare tra Richter e Joker a seconda dei matchup. Vediamo se mi è sembrato il suo Richter esatto. Ragazzi, preparatevi il geometra. Il geometra che ci fa vedere tutte queste magie. Il laureato, attenzione. Ma sicuramente il suo Richter oggi è più in forma del Joker. Però vediamo con Palutena cosa succederà. Ok, si parte. Ledge trap. Riesce a tenere il bordo. Quasi la grab, però il Nair di Palu comanda. Non capisco perché Ludo non continua a fare Nair. Cioè... Esatto, cioè, perché non spamma le a volte non è che non le spamma, però nel senso ha fortuna di combarlo, però forse preferisce forse. A volte anche l'SDI ti può far uscire dai Nair di Palutena se è fatta bene. Che è uscito e si è continuata, non è sì. Preferisce aspettare. Tanto in passe in passe con sta dominando. Esatto, momento. Energie rinnovate, classico Belgium. Copre tutto. 50% del monostop kill. Ludo però recupera. Ok, ancora diciamo il passo cerca di settare lo stage, di aspettare che Ludo commetta un errore. Oh, la prende. Giusto, Ludo recupera. È il matchup, deve abusare esattamente di quell'angolo con il Nair di Palu. Può prendere stock anche molto presto. Ed ecco qui la tassa, 40%. Tranquillamente a 40%, si continua. Si continua, Ludo prova
a ingannarlo in fase, ritrova il momentum. L'unica combo di Nintendo, no, nessun tipper che non lascia niente, quella che non sia, sai, Bair angolato in basso, ragazzi, si gioca così. Belmont lo segue, non c'è niente da fare, Ludo non sa dove andare ancora, sbaglia anche di high. E 51% sì. Cambia tutto! E Ludo ancora con un altro down air! Ed è even! Ed è even così! Così, vediamo un attimino. In passato però non sembra veramente toccato da Nair! Da quella Nair! Quanti erano? 3 o 4? Nair! Sì, Nair però non funziona. Sembra di nuovo, ragazzi, Nair. Ok, in passato ancora col piede sull'acceleratore. Counter. Un counter atipico. Non pensavo nemmeno che arrivasse a coprire tutta quella distanza. Quasi, quasi, in due. Giusta la recovery di Ludo. Il pass. Ritter. Giusto il reflect. Vediamo, Ludo cerca di prendere poco alla volta lo stage, ma... È tuo combo quella? Non lo so. Ancora, aspetta, il momento giusto. Utilizza bene il teleport. Qui in pass pazientemente non rolla. Ma Ludo sì. E Oh, non è morto! Gli hai dei campioni! Bella recovery! Evita tutto ancora! 172 non vuole morire, un altro Bair, un altro colpo dovrebbe chiudere in un campo questo game. Un pochino impaziente. 1-1. Quel Bair. 1-1, giusto il pick di infasso. Sono fortissimo questo lì, non ho mai visto un critter così clean. È uno dei migliori. Ma in passe proprio zero. È uno dei Joker. Benvenuto. È uno dei migliori Richter che ci sia. Del mondo. Del mondo, ragazzi. Se la crew battle che non faceva respirare, era costantemente quello. Condizionava a saltare, lo puniva il salto. A rollare. Se tu ti recuperi la crew battle fatta l'anno scorso, c'è il passe che tipo ha demolito l'altro team. Tipo ha farmato 9 stock. Sei stock. Cioè, 3 player fuori solo lui. Vediamo, ragazzi, se questo. Entrambi i player stanno dando un'ottima. Stanno dando un'ottima prova oggi. E... però vedremo chi continuerà in questo. Un'ottima provoletta. Ancora. Small Battlefield. Vediamo se Ludo si può adattare. Sì, Ludo. Come gioco? Come se la cava un Richter di solito? Non lo so, perché in pass solitamente. Ultimamente sì. È ritornato recentemente sul suo Richter, forse ha capito che è il suo personaggio. È tornato nella sua strada. Ok, Bair. Mi sa che chissà se sono finiti questi down. Vince a 40. Sì, cosa secondo me che Ludo sta un pochettino provando ad uscire dal ledge troppo in fretta, non rispettando il pass. Che vedi, cerca sempre di colpirlo mentre il pass è lì che controlla la roll. Ottima soluzione, però. Oh, niente Bair. Ok, e reversa, riprende lo stage. Ok, scuda, prova ad uscire. Un overshoot. Mio, non c'è. Ma è scuda. Cioè, 140, cazzo. Sì. Ottima, ancora un attimo, recovery, Tomahawk grab, c'è, non riesce a prenderlo. Però comunque mantiene l'advantage, sbaglia la grab. Vediamo se è quasi. Niente da un tilt. Tanto questi fair di impasse, vediamo se il prossimo verrà punito da Ludo. Oh, ancora, non kill, nonostante il parry. E Bair, e Ludo. Una, esatto, un advantage fragilissimo, 0-0. Nair reversato, bello, SDI esce. Ancora in passe, gli dà la sua stessa medicina. Doppio Nair, triplo Nair, Bair, si continua. Questi dash attack un pochettino impazienti. Vediamo, ok. Va, ci prova. E non lo so ancora. Ora così AB ben messi. Vediamo. Lo sfiora.
con quell'F smash ancora in paziente, no? Sì, molto paziente in pass. Fa tutto quello che un Richter deve fare, lancia tutto il suo arsenale lì, prova. Madonna, non caccia il normale, sì, per poco. Lei è rimissato. Sì. Ok. Down smash. Riesce a trovare un opening. Non trova. F smash rischiosissimo. Prende la stock così. Tutto questo per aver fatto un F-smash praticamente. Sì. Perso sì. L'advantage. Sì, bisognava fuori. Pazientare ancora un pochettino. Nair entrambi. Sì. Perfetto, Perry. Ottimo. No, non se l'hanno approfittato. Perry roll semplicemente per togliersi di lì. Ne approfitta, ancora in passe. Senza salto, Ludo. E senza salto. Non basta. Ah. Giusto il get up attack. Ora sembra che solo riesce a prendere solamente qualche fair qui e là Ludo, però niente di serio per comunque minacciare questa stock di impasse che non sembra volersene andare. Comunque se non riesce a prendere un edgeguard, Madonna, non credo che killerà. Ci riesce? No, ottimo. Era obbligato a fare air dodge Richter perché altrimenti non sarebbe tornato. Prova qui la geometria con il suo side B ancora. Pressure, lo sfiora, vediamo F tilt, sì, grab, l'ha condizionato da tutte le parti, è molto difficile uscire. Ludo finalmente fuori dal ledge, ma si rifà dall'altro lato. Nair, Rafael, un altro ancora? No, aspetta l'air dodge, ma non punisce. È via il down smash. Sì, deve portarlo off stage, assolutamente. Dash attack whiffato e punito. Ok. Recupera a malapena. Rollerà. Mamma mia. Finisce in faccia. Mamma mia, ma è solo una grab. È solo una grab. Stava evitando tutto, ma bread and butter di non è bastato, non è bastato. Cioè, lui ha un buon conosco da un BF smash. Sì, veramente lo sta opprimendo, sta lanciando tutto e di più. Best of 5. Sì. Ancora apertissima. Si è vista un pochettino di Ludo adattarsi leggermente. Sì, si è già meglio. Però in passe non vuole rallentare. Non vuole rallentare, vuole vincere il torneo, secondo me. Stavo giocando a Roma. La chat invoca Bayonetta. Vedremo. Di chi dei due? Invece. Di Ludo? Sì, di Ludo. Bayonetta e Bayonetta. Anche sì. E invece i personaggi rimangono gli stessi. Lo stage. Vediamo se c'è un counter pick da parte di Ludo. Suppongo Ludo PS2. Adapting. PS2. Opta per uno stage leggermente più largo, vedremo se darà i suoi frutti. Ok. Game pass ancora. Si stanno studiando, comunque hanno deciso di partire un po' più piano rispetto al solito. Doppio pair, triplo pair. Juggling con una mossa che non ha hitbox. Esatto. Sbaglia, ma mi si è letto torna. Pazzo. Non ho capito se l'ha fatto apposta oppure assurdo, però, cioè, oppure no. Ludo prova l'air dodge, ma manca anche lui la punish. Classico bear di pallina. Ancora in passe sta un attimino premendo quei tasti per dire se vieni a questa distanza non ho paura di premere il grilletto. Ok, ancora ottimo bear. Vediamo. Sì, Ludo pressure, però se trova un buco. Ok, ci sta, ha iniziato un pochettino a punire. Non puoi restare là contro Richter. È Becker angolato in basso. Sì. Sì, è tutto angolato, è sempre angolato. L'ha fatto. Ok, ottimo recupero. Ancora in basso. Dash attack, vediamo un attimino. Non basta. La punish che non c'è. Passa ancora, pressa Ludo va tutto di pop stage e lo prende e senza air dodge. Madonna! Sì, è un hitbox speciale del 6B di Palutena, però Ludo non era pronto, ma non importa. Non importa, azzera lo svantaggio. Ok, dash attack ancora, aspetta. Non voglia cadere senza combattere, cioè 2-1. Si toglie, ottimo. Tre decisioni giuste da parte di Ludo che lo portano. 58, cioè ha recuperato tutto. Molto più even questo game.
del solito. Bello. Si deve anche usare ogni tanto quei reflecting pass, va pressa tutto off stage. No, riesce a uscire nonostante la roll, grab, deve un attimo adattarsi a quelle grab, perché però non è facile con tutte queste hitbox. Ma per fare uno è un match ottimo, penso di sì, però in pass lo sta rendendo diverso. Conosce il pass quando sai giocare. In pass non gliene frega niente. Ok, ancora prova un tech chase Ludo, un up smash inaspettato, però funziona. Ancora, non rispetta l'invincibilità in pass con una... Oh, prova una delle sue magie, però non ci siamo. Che cosa? Ma che cosa, interazione? Ha preso il down B, l'ha perso col nail, cioè col bineutrale di Valutena, se lei è ripreso si lanciò addosso. Ma che cazzo interazione era? Ok, backthrow, un pochettino di danno. Vediamo un pochettino. Non riesce a tenere in pass off stage. Oh, sono entrato. Oh, grab, down throw. Air dodge, giustamente. Scende, ci prova. Imo finisce. Sì, decide di resettare tutto. Ancora, ottimo bay. Al posto giusto, al momento giusto. Sbaglia get up, in pass vince. 3-1. E si avanza nella top 6 del torneo. In passe con una loser run fino adesso impressionante.